Se il datore di lavoro, approfittando della posizione di soggezione e debolezza del lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro gli fa sottoscrivere un foglio in cui il lavoratore dichiara, ad esempio, di aver ricevuto tutto quanto gli spetta, di non avere null'altro a pretendere, di rinunciare a somme ulteriori, di rinunciare, ad esempio, ad impugnare il licenziamento, queste dichiarazioni che effetto hanno? Che valore hanno? Lo scopriremo dopo la sigla. Dobbiamo distinguere l'ipotesi della quietanza a saldo dalle rinunce e transazioni. La quietanza a saldo è la dichiarazione in cui il lavoratore dichiara di aver ricevuto con una determinata somma tutto quanto gli spetta e di non avere null'altro a pretendere. Questa è una semplice dichiarazione che esprime tutta più la convinzione, il convincimento del lavoratore di aver ricevuto tutto quanto gli spetta. Vale come quietanza, come semplice ricevuta della somma indicata come versata, ma non ha degli effetti preclusivi per ulteriori somme dovute. Il lavoratore, ove venga accertato con conteggi successivamente verificati che ha diritto a somme maggiori, può richiederle nel termine prescrizionale di 5 anni, dalla cessazione del rapporto di lavoro. Con rinunce e transazioni, il lavoratore va a disporre, rinunciandovi in tutto o in parte, a diritti connessi al rapporto di lavoro. Vi sono diritti dei quali il lavoratore può liberamente disporre e rinunciare. Il lavoratore, ad esempio, consapevole di avere diritto ad impugnare il licenziamento, vi rinuncia in cambio di una somma di denaro. Il lavoratore può liberamente accordarsi con il datore di lavoro per la sospensione del rapporto di lavoro e per la conseguente sospensione della retribuzione. Per essere valida, la rinuncia deve essere concretamente accertato sulla base della dichiarazione resa o per altre circostanze, specifiche che il lavoratore conosce esattamente quali sono i suoi diritti, quanto gli spetta e consapevolmente vi rinuncia. Pertanto, una rinuncia generica, ad esempio alle maggiori somme dovute, non ha alcuna validità. Vi sono poi diritti ai quali il lavoratore può rinunciare, ma solo in sede protetta, cioè in sede giudiziale, sindacale o amministrativa, attraverso procedure qualificate di conciliazione con la presenza di un terzo estraneo, rappresentato dal giudice, dal sindacato o dall'autorità amministrativa, che affranca il lavoratore dalla soggezione verso il datore di lavoro. Il lavoratore potrà in sede protetta rinunciare ad esempio al trattamento economico per le ferie non godute, può rinunciare a trattamento per il periodo di preavviso. La tutela e l'assistenza del lavoratore anche nella sede protetta deve essere assolutamente effettiva. La rinuncia a maggiori somme dovute, anche in sede protetta, non può essere genericamente riferita al rapporto di lavoro. Il lavoratore deve essere consapevole dei suoi diritti, di avere ad esempio diritto al pagamento del superminimo per una certa somma, al pagamento di una certa somma per ferie non godute e liberamente vi rinuncia. Vi sono poi diritti di cui il lavoratore non può assolutamente disporre e ai quali non può rinunciare, neppure in sede protetta. Sono i diritti garantiti dalla Costituzione. Così il lavoratore non potrà rinunciare alle ferie. Il diritto è assolutamente tutelato dalla Costituzione nell'articolo 36. Il lavoratore non può rinunciare al diritto alla salute, al riposo settimanale, alla tutela INPS e INAIL. Vi invito ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina per rimanere aggiornati con le mie pubblicazioni. A presto!